Che cos'è per lei il talento? Il talento è quella cosa che garantisce all'individualità di esprimersi. Cioè, è quell'aspetto che tutti noi abbiamo che va valorizzato per fare di noi quello che dicono gli inglesi one of a kind, qualcosa di irripetibile. Prima di valorizzarlo però dobbiamo scoprirlo. Come si scopre il proprio talento? Noi siamo gli unici a conoscere il nostro talento, cioè soltanto chi fa una vita, come dire, parassitaria, chi rinuncia a qualsiasi cosa, chi si mette in disparte, non ha la possibilità di scoprire egli stesso, ripeto, secondo me ciascuno di noi sa cosa ha dentro, no? Però di scoprire e valorizzare il proprio talento. Poi attenzione, non è che chi ha talento emerge, chi ha talento vive bene con se stesso, con il proprio talento, cioè asseconda le proprie inclinazioni, ciò che gli piace, ciò che sente di saper fare. Ci sono dei poeti, facciamo un esempio, che compongono versi per tutta la vita, vivono bene col loro talento e magari sono sconosciuti per tutta la vita al genere umano, salvo poi essere riscoperti post mortem ed esaltati come grandissimi poeti. In questa nostra società, al nostro tempo, l'essere riconosciuti e riconoscibili sembra essere l'unica espressione del talento, ma il talento vale per noi stessi. Lei ha fatto del suo talento il suo lavoro? Io ho fatto un bel lavoro che mi è piaciuto e per il quale ero sicuramente portato. Il talento non è per forza la cosa che facciamo per cui, che ci rende, che ci dà un ruolo nella società. Il talento non è esclusivamente ciò che facciamo come dicono ormai tutti, come core business, no? Il talento è una cosa nostra, è una cosa che ci lievita dentro, una cosa che titilliamo, una cosa che esercitiamo. Uno magari ha talento per i numeri e fa un lavoro che nulla ha a che fare con i numeri, oppure intraprende una carriera che nulla ha a che fare con i numeri. Però attraverso la sua passione per i numeri magari riesce a mettere insieme algoritmi, idee, ma anche componimenti, ma anche spartiti musicali. Cioè il talento non è una cosa da mettere a reddito, non è una cosa da utilizzare al supermercato della vita. Il talento è una cosa con cui dialoghi tu. Possiamo mandare un messaggio ai nostri giovani per spronarli a seguire la strada del talento? Secondo me non ce n'è bisogno. I giovani devono sapere che ci sono due cose che sono importanti nella vita: disciplina e talento, cioè se vogliamo regola e sregolatezza insieme. Cioè bisogna essere, una cosa non esclude l'altra, non è che uno per seguire il suo talento non va a scuola o studia svogliatamente, e così come non è che uno se fa il secchione sviluppa il suo talento. Ecco, ci sono due pedali nostri nella nostra individualità, nel nostro rapporto con noi stessi e con il mondo, quello della regola e quello del talento, che è per definizione insopprimibile e inarginabile, no? E non lo puoi misurare, non lo puoi pesare il talento, perché è la cosa tua. Però se non hai l'altra cosa, non sei neanche in grado di capire che ce l'hai il talento. Grazie.